velocissima, avrete già capito dal titolo che cosa sarà. Farò il latte vegetale, il latte alle mandorle con l'estrattore. Un po' di tempo fa, sarà a maggio mi sembra, avevo fatto il latte di nocciole e lì avevo scoperto di essere allergica alle nocciole. Quindi non potendo più fare il latte di nocciole perché appunto sono allergica, ho deciso di fare quello alle mandorle, che è comunque sempre buonissimo, anzi veramente buono. Quindi appunto lo farò con il mio estrattore e ora vi dico cosa ci serve appunto per fare il latte di mandorle, ovviamente l'estrattore. E poi allora qui ho 120 g di mandorle non pelate, non tostate, con la buccia e normalissime. Praticamente cosa succede? Le mandorle sono troppo dure per l'estrattore, quindi bisogna metterle in ammollo. Io l'ho messo in ammollo ieri sera, quindi sono più di 12 ore che sono in ammollo in acqua e si possono tenere in ammollo 12-24 ore o quanto volete voi. Io l'ho messa in ammollo ieri sera con una quantità d'acqua minima per ricoprirle tutte completamente. Quindi ora adesso svuoto quest'acqua e sciacquo le mandorle, perché ovviamente l'acqua è sporca e quindi non va bene, quindi la buttiamo e sciacquiamo le mandorle. Ok, ora abbiamo le nostre mandorle, i nostri 120 g di mandorle, e ora ci mettiamo un quantitativo d'acqua che è di circa 500 ml. L'altra volta con il latte di nocciole le avevo messe 700 ml, secondo me era troppo diluito d'acqua, quindi questa volta ne metto di meno. E almeno se non è troppo, diciamo, consistenza di latte, aggiungo un po' d'acqua. Sempre meglio metterne di meno e aggiungerla dopo, perché poi dopo non si può più togliere. Quindi aggiungo 500 ml di acqua alle nostre mandorle. Prendiamo un mestolino e nel mentre che accendiamo l'estrattore prendiamo sia mandorle sia acqua. Non deve mai cadere una mandorla senza acqua dentro l'estrattore, perché l'estrattore potrebbe rompersi. Vorrei già farvi vedere che il latte sta già uscendo di qua e qua c'è tutto lo scarto. Ok, avete visto com'è stato semplice finire tutte le mandorle e abbiamo già tutto questo latte di mandorla. Ora però vorrei fare un'altra cosa. Vedete, qua ci sono tutti gli scarti. Tutto questo scarto è abbastanza secco e mi è rimasta un po' d'acqua. Quindi io direi di aggiungere lo scarto all'acqua, amalgamare un po' per farlo bagnare e lo ripassiamo nell'estrattore. E dopo aver aggiunto tutto lo scarto, guardate quanto latte c'è ancora. Il nostro latte è praticamente pronto. E ora direi di assaggiarlo, fare la prova assaggio. Prendo un bicchiere e ne metto un po' all'interno. Ve lo consiglio davvero, provate a farlo se avete l'estrattore. Se non avete l'estrattore, cercherò di magari di ingegnarmi e se volete vi faccio appunto faccio la ricetta del latte di mandorle senza estrattore. Magari cerco qualcosa in giro per vedere come si fa. Se vi interessa, fatemi sapere sotto nei commenti. E niente, questo qua è il nostro latte di mandorle. E niente, come vedete, questa era una video ricetta lampo. Neanche tanto video ricetta alla fine. E fatemi sapere anche se volete vedere altre cose, ricette, succhi eccetera, fatti con l'estrattore, io ovviamente vi accontenterò. Fatemi sapere se voi avete mai provato a fare il latte di mandorle senza estrattore, così magari potete anche darmi dei consigli. Grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!